What a tutti, ciao ormai, benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Man of Medan. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Io sinceramente fremo dalla voglia di continuare perché stiamo sicuramente, finalmente ragazzi, entrando nel vivo della questione. E sicuramente tutti loro hanno incominciato ad avere delle allucinazioni. Per cui sono curiosa di vedere come continua, anche se da un lato sinceramente, cioè... non troppo. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Lisa era stata beccata. Ovviamente a causa mia, ragazzi. Brad è stato beccato. Ovviamente a causa mia. Per cui fino ad ora ne ho fatte di scelte di merda. Se le cose d'ora in avanti non possono che andare di male in peggio, signore e signori. Per cui prepariamo le chiappe. E chi c'è qua? Ah, poi tra l'altro i Franco, appunto, ragazzi, sono tornati alla riscossa perché non possono mai mancare. Ecco. Dove mi stai portando? Perché dovrei dirtelo? Che ne so? Perché lagga così? Per esempio, potresti dirmelo perché lagga così? Ok, ponte inferiore, officina. Perfetto, andiamo tutti insieme, non vediamo Dimmi l'ora. dove cazzo stiamo Ancora? andando! Ma che cambia? Cioè, effettivamente, non è che cambia poi chissà cosa, né? In fondo, se proprio vogliamo dirla effettivamente tutta, non cambia poi tanto, no? Cioè, siamo sempre in questo ambiente orripilante, quindi sotto, sopra, di mezzo, a destra e a Pronto a sinistra. cosa? Pronto a stenderlo. Fatevi sentire. Silenzio e avanti. Brad, non lo vedo molto agile riguardo queste questioni. Non posso andare da nessun'altra parte. Va bene. Stop. Ah. Quindi non sono l'unica ad aver sentito dei rumori, vero? Sembrerebbe di no. Il percorso, ragazzi, è abbastanza guidato, vabbè, come lo era anche in Until Dawn, però sti cazzi, basta che prima o poi succede qualcosa, anche se questa attesa sicuramente, ragazzi, aumenta la cacarella, perché Ok, vieni fuori. Fatti vedere. no, amico, no. Ti sta sbagliando. Diavolo. Diavolo! Gna. Ok, gli attimi in cui era di Questo cazzo spalle. di posto è infestato. E dai, davvero? Ecco i fumi, ragazzi, vedete, vedete i fumi che si innalzano dal pavimento. Oh, accidenti. Guardiamo pure questo cappello meraviglioso. Wow! Eh sì. Che Ecco qui. cos'è ecco qui? Cosa ecco qui? What the fuck? What the fuck? Perché avrebbe dovuto cambiare qualcosa? Guardare questo cappello, ditemelo. Ah, forse perché c'era scritto il nome. Non lo so. Cos'era quel rumore? Che Ecco. rumore? Mason! Incominciamo, ragazzi. Sicuramente Huh? Ok, incominciate anche voi quindi ad avere ognuno le proprie allucinazioni. Vattene a fare in... Ok, un getto di vapore. Sì, gioco, mi ricordo come si muove il personaggio. È inutile che continui a ricordarmelo ogni volta che mi prendo un attimo per Siamo quasi riprendermi. da qui. Come siamo già Gesù! quasi? Oddio! Oddio! Quel tipo forse è ancora qui. Cioè, Ragazzi. Per se muori qui, il tuo fantasma resta. Riprenditi. Dici cose senza senso. Magari è solo superstizioso. Oddio, chi è che lo vuole toccare, ragazzi? Chi mette il primo dito? Io, vero? Oddio, ma perché mi dovete far fa sti zoom? Cosa può avergli Schifosi. ridotto? La faccia in quel modo. Non lo so. Paura. Non ho mai visto nulla del genere. È Non so evidentemente che cazzo sta terrorizzato. succedendo qui.
ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Sì. Forza. Ok, ragazzi, è chiaro che quell'espressione è espressione di puro terrore. Capite? Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Manda avanti me, Brad codardo, oddio. L'abbiamo vista tutti, l'abbiamo vista tutti, quella mano nera, tutti l'abbiamo vista, ci picchia. Ok, io non mi piace, non mi avvicinerei se fossi in voi. E fammi vedere la premonizione, figlio di una grandissima zozza. Fammela vedere. Oh, non me l'ha fatta vedere, ragazzi. Ma pensate, sto scemo. Allora potresti accomodarti tu ed andare per primo? No. Oddio. Oddio. Che c'è? Che c'è? C'est quoi ce bordel? Che c'è? Che c'è? Oddio, raga, sto impazzendo già. Anche perché ovviamente poi uno si fa prendere dal panico. Ok, cos'era quello? Non lo so. Ragazzi, capite anche voi che c'è ovviamente qualcosa che non va, perché il tipo, cioè, è impazzito così da un momento all'altro. Oh mio Dio. Ma cosa? Che? Ok, l'espressione preoccupata di Fliss dice tutto, direi. Fino ad ora, ragazzi, i dialoghi non sono risultati essere poi così orripilanti, però vabbè, c'è altro di orripilante, direi, al momento. Oh, ah, cavolo, devo premere in fretta. E che cazzo? Perché Fliss è sempre così? Perché? Perché ha sempre quell'espressione lì? Vabbè. Dobbiamo raggiungere il ponte. Sì. Sicuramente tu saprai orientarti qui dentro. Vero? Oddio, no, non mi piacciono queste cose. No. Perché fate queste cose? Lo sapevo che non devo guardare. Lo sapevo. Uffa. Perché? Siete dei pezzi di merda. Ok. Dove siamo qui, Brad? Se magari... Bene. Non è un buon segno. Ma dai! Cos'è stato? Davvero? Non ne ho idea. Rimanere al buio in una nave evidentemente infestata o con qualcos'altro che ti fa pensare che sia infestata dovrebbe essere un buon segno, Fliss. Che diavolo di osservazione intelligente, davvero. Va bene, Brad, visto che tu non ti muovi mi butto io, piano. Oh. Che? Ah, questa esagerazione non la capisco. Che cosa? Brad! Ehi, che fa? Zitto! Ma che cazzo? Ehi! Nessuno si è mai accorto di ste benedette fumelle verdi. Oddio, cosa c'è qua? Cosa dice mai questo coso? Questo documento, turno di guardia. Vietato l'accesso a abbandonare la postazione solo a... Uno ha cambiato tipo guardia all'ultimo momento. Molto interessante, direi. Qui c'è qualcos'altro. Ok, mamma mia, raga. Comincio, non so. Forse a non farcela più fra un po'. Non abbiamo ancora visto praticamente quasi nulla, eh.
siamo solo al principio praticamente, e quindi io già con questi rumori, con queste urla, con questi suoni schifosamente pensati per farti cagare addosso, già comincio a non farcela più. Ok, analizziamo anche quest'altro cadavere che è qui presente. Che schifo, oddio. Ecco qua. Non direi di prenderlo, che dici? Ok, perfetto, che non si può mai sapere, meglio portarlo con sé. Tanto a te non serve più, amico. Direi che ne approfitto io. Brad, dove cazzo sta adesso? Brad, ah, ecco qua. È lì che fa i suoi rilevamenti. Gesù. Da grande scienziato. Che è successo qui? Che è successo qui? Non le vedete le fumelle verdi a cipigna? Brad, però tu sei in mezzo. Ok. Che schifo, ma perché? Ok. Charles T. Perez. Boston, ok, Mass, bla bla bla. Bene, anche questo sembra evidente. Oh, qua c'è un altro cadavere in primissimo piano che non avevo manco notato. Avete notato, sì, che sembrano tutti visibilmente terrorizzati. Vero? Che c'è? Oh! Ma che cazzo? What the fuck? Ah, non può un'allucinazione chiudere una porta. Perlomeno non per entrambe le persone, capite che vi voglio dire? Cioè, ecco qua. Dobbiamo interpretare proprio Brad. Sicura di sapere dove stiamo andando? È sparita. Da un momento all'altro, era qui un secondo fa. Ci sei? È sparita. Ok. È sparita. Perché avrebbe dovuto andare via? Perché? Fliss! Che cazzo? Dove sei? Fliss! Vabbè, continuiamo a toccare cadaveri qua, che schifo! Ma perché? 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 Ah, vabbè, c'è un proiettile. Che schifo. Gesù? È un proiettile, sì, molto interessante. Wow. Ok, abbiamo finito di analizzarlo? No, perché? Ok. Ti vuoi portare anche questo come souvenir? Tanto sembra un vostro hobby. Please, la concia di tua ermana! Questi corridoi sembrano tutti uguali. Esatto! Ah, no, di qua ci siamo davvero passati. Ehi! Hey. Please, perché? Hey. No, non era vestita così. Non era vestita così, Brad! Ti ricordi che aveva una canotta arancione? Te lo ricordi oppure no? A parte che sto corridoio è esattamente identico a quello in cui siamo passati un attimo fa. Devo uscire. Non è lei. Ancora. Vabbè. Ok, già l'abbiamo visto. Sì. Alex. Oh. Perché? Strano. Sì, perché diavolo su un proiettile ci dovrebbe essere scritto un nome? E perché Fliss avrebbe dovuto cambiarsi la canotta? Brad, sei imbecille o che cosa? Non lo so. Di nuovo? Stesso corridoio? Stessa storia? Sì. Stesso corridoio, stessa storia. Sei assolutamente zitto. Oh, che cazzo! Continua a camminare. What the hell? Brad, due domande, dico io, te le starai facendo in quella tua testa bacata? Te le starai facendo... Accidenti! Ok, un attimo fa non era integro, eh? No, non lo era proprio. Oddio, Gesù. Giuseppe e pure Maria. Oddio. Vabbè, ok. Oh! Oh! Oddio, che schifo! Oddio! Oddio, fatemi vomitare! Dio santo! Ma che cazzo? Ehi,
Un momento. Che sta succedendo? Oddio, raga. Ehi, sei sicura che... Ma che cazzo? No, 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 non ci siamo proprio, eh. Non ci siamo proprio. Ok, quella delle sanguisughe è stata veramente disgustosa. Davvero. Adesso qua non c'è nessuno. Ma dai. Chi l'avrebbe mai detto? Dove c'era un cadavere putrefatto fino a un attimo fa. Ok, ok, tutto questo è fatto bene. Devo essere brutalmente sincera. È fatto bene. Per Dindirindina, la prossima volta non staccherò più le mie mani dal pad perché, oh mio Dio, meglio di no. Calma, calma. Il sangue freddo. Non so più qual è la realtà dalla finzione oramai. Penso che questo sia l'obiettivo principale, ragazzi: non farti capire più se è reale o se è finzione quello che ci si trova di fronte. Quindi direi che tutto ci è fatto bene. Almeno fino ad adesso è stato fatto bene. Sì, sì. Va bene, anche perché è abbastanza inquietante e anche disgustoso quello che abbiamo visto fino ad ora. Chi è? Siamo? Scusate ragazzi, pausa chiamata. Qualcuno aveva appena gridato, vero? Chi va là? Via, via! Via, via a chi? A chi? Che cosa? Ok, di nuovo volete che guardi qua dentro. Ma allora siete veramente dei figli di una grandissima zozza. Ah no, è chiusa. Ok, ok, era per provare ad aprire, d'accordo. Va bene. Non so più cosa aspettarmi, ragazzi, perché... Scheletri. Oddio. Scheletri? Dov'è la pelle, amici? Che fine ha fatto? Sai che c'è un processo che avviene dopo la morte che si chiama decomposizione, figlio mio? Lo sa chiunque, penso, un po' in questo mondo, no? No, 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 no! Giulia? Cazzarola! Pensavo fosse per guardare giù. Oh, cazzo, no! Volevo guardarli i cadaveri! C'era il narratore! Piano, piano, piano! Volevo esplorare un attimo. Penso fosse per guardare. Che cazzarola. Ah, eccola qua. Ok, questo è immediatamente dopo che si è chiusa la porta da sola. Sì. Perfetto, quindi siamo nello stesso corridoio in cui è stato Brad un attimo fa. Madre mia. Non ce la posso fare. No, 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 basta, basta. Non ce la posso fare. Ma che cazzo? Che succede qui? Oddio. Non ce la posso fare. È lo stesso cadavere? No, è un altro cadavere. Non lo so, non lo so. Fatto sta che... aveva, vabbè, pallottola, un'altra pallottola, quello che cavolo, eh.
Ok, io non mi fido più dei morti, ragazzi, perché non capisco se sono morti davvero o che... Come fa ad esserci una zona ancora così intatta? Ripeto, è fatto bene quello che stanno facendo, quello che hanno fatto. È stato pensato bene. Ho fatto male io, ragazzi, perché prima con Brad avrei potuto esplorare un attimo di più, però ho premuto X istintivamente. Quindi la prossima volta farò un attimo più attenzione prima di premere. Cos'è? Ma che cazzo? Ma cosa? Vabbè, niente. Ok, interessante. Molto interessante. Questo posto non ha senso. Beh, direi di no. Meno male che almeno tu qualche dubbio te lo fai venire, Fliss. Cos'è questo? Un libro che non si può analizzare ulteriormente. Benissimo. Ah, ok. Che cos'è? È per fare una sorta di rito, sembrerebbe. Ok. Va bene, va bene, va bene. Non mi dice niente di buono tutto questo. Tutto troppo calmo, tutto troppo... Non lo so. Strano. Sicuramente è tutto troppo strano. Accipigna lo è. Accipicchia se lo è. Ah, cosa c'è qua? Ancora. Lo so, please. Non lo so, non lo so. È sangue quello. Sì. Oddio. Ok. Quando l'atmosfera si mette così proprio... Ancora meglio! Sì. Sicuramente sì. Okay, possiamo passare di qua. Posso andare ad analizzare... Sì, il piano può essere analizzato, ma... Mi piacerebbe poter passare da qualche parte. Ok, facciamo il giro lungo, va. Passiamo di qua, please. Con tutta la calma del mondo. Non toccarlo. Ogni volta che in un gioco si tocca il tasto di un pianoforte succede qualcosa di brutto. Strano. Strano. L'avevo detto io. Avevo detto che è meglio farsi cazzazzi propri, vero? C'è un'altra cosa da analizzare qua che prima mi è sfuggita. Vediamo di cosa si tratta. Cos'è? Ah, è all'interno di un... all'interno... Sì, di quella cosa che abbiamo visto nel libro un attimo fa. Bene. Benissimo. Non credo sia un buon segno, ma benissimo. Ok. E se io salgo qua e faccio uno spettacolino, non so, un po' carino...
No. Ok, pensavo si aprisse e si parla. Coraggio, Fliss, resta lucida. Credo che sia tipo fisicamente impossibile che tu resti lucida. Posso azionare la leva? Oh yeah. Ah, c'era una premonizione, aspetta un attimo. Guardiamo prima la premonition. Che dici, Fliss? Guardiamo, guardiamo. Il Kraken! Ma che cazzo? Erano nell'acqua? Di nuovo? What the fuck? Chissà gli altri dove sono finiti, ragazzi. Wow, eccolo là che si solleva il sibario, interessante. Meglio prepararsi. È tutto troppo assurdo. Ma dai, davvero? Davvero, Fliss? Non lo avrei mai detto se non lo avessi detto tu. Perché? Perché? Perché ci sottoponete a queste cose? E se io la bara non la volessi aprire? Ma mi sa che sono costretta, vero? Direi di sì. Va bene, forse coraggio. Ok. Ok. Va benissimo così. Direi che può andare benissimo così. Sì, 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 sì. Vediamo se di qua c'è qualcosa. Di qua c'è qualcos'altro? Eh? No. Ah, qua sì, qua sì. Cos'è questo? Un'altra cosa che non sembra affatto un buon segno, direi. Direi di no. Va bene, va bene. Dopo aver colto queste informazioni me ne vado. Oh, all'esterno, finalmente, aria pulita. Oh, respira, respira, brava, respira a pieni polmoni l'aria di fuori, perché l'aria di dentro temo che non sia molto sana. E ci rientra. Ah, è cambiato tutto? È cambiato tutto. Esatto, Fliss. Così magari adesso ti rendi davvero conto che quello a cui assisti a volte è totalmente finto. Possiamo... infatti, ragazzi, vedete, qua c'era una perdita d'acqua invece che una perdita di sangue. Non capisco più che altro perché le allucinazioni... Che c'è? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che è successo, raga? Brett. Ehi, Brett. Che stai... Che c'è? Ma che diavolo? Aspetta! No, raga, cioè scusate. Scusate se sono un attimo interdetta perché non ho capito quello stacco lì. Cos'è successo? Se lei era in una stanza un attimo prima, non ho potuto rianalizzare la bara. Non l'ho capita proprio, perché non ho capito perché è successo questo, sinceramente. Bene. Bene, bene, bene. Ah, ecco. Ovviamente adesso si ritrova all'interno dell'aereo che sono andati a visitare poco prima. Perfetto, benissimo, tutto ciò va davvero alla grande. Sì, sì. Non vedo l'ora, guarda, di guardare sto cadavere, tanto per cambiare. Eccolo là. Ah. Fossi in te non lo prenderei, però, vabbè, come vuoi te. Sì, il tuo anello, il tuo anello.
Eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Ah! Ma che cazzo? Oh mio Dio, adesso dovremmo capirlo dai vestiti chi è il vero Alex. Ok, questo sotto non è il vero Alex. Aspetta, aspetta. Non ti fermare, non ti fermare. Mi sa... Accendilo! Mi sa che quello in acqua è... Forza! Ho fatto bene? Ormai è tutto un dubbio. Fatto bene o no? C'è ancora il dubbio, Che hai? Stai bene? Ok, è il vero Alex. Sembrerebbe. Grazie. Sarai annegata. Mi spiace, ma hai fatto la cosa giusta. O lui o noi. Come ha fatto ad uscire da solo, tipo pesce, what the fuck? Ma che cazzo? È compagno di quel... Ah, è... Avanti! Che cazzo? No, non c'è sta cabina cippa. Andiamo! Ha fatto a sopravvivere? No, cioè no raga, adesso in questo esatto momento non ci sto capendo molto, perché effettivamente non ci si capisce molto, però direi di poter interrompere qua ragazzi, e vi ripeto che non ho capito quello stacco che c'è stato fra il momento in cui Fliss poi ha rincontrato Brad. Non ho capito, pensavo di avere la possibilità di esplorare un attimino quel posto in cui ero un attimo prima, che era un'altra cosa. Boh, a parte questi dettagli qua ragazzi, devo dire che comunque è fatto bene, cioè dal punto di vista degli spaventi, comunque di quello che si vede tra l'altro, quindi dell'ansia che quei momenti sono capaci di creare, devo dire che hanno fatto un lavoro direi abbastanza buono, per cui vedremo come fanno le cose ad andare peggio di così, perché qua di cose oggi ne abbiamo già viste. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!